Ci scrive Federico. Sì. Federico, che è un uomo che è attanagliato da dubbi. Dubbi sul galateo, dubbi sul bon ton, ma dubbi soprattutto sui suoi riferimenti culturali principali. Urca, cosa dici? In particolare, Lapo Mazzafontana. E dice, scusate, ma Lapo Mazzafontana, il vostro professore di galateo, è sempre in ritardo ultimamente. Non è proprio da galateo, no? Chiedeteglielo. Chiedetegli quando è meglio o è possibile presentarsi con un certo ritardo. È solo la prima delle domande del Question Time. Buongiorno, dottor Lapo. Buonasera, cari fambagno, docenti, sta roba qua. Allora, infatti qua, allora, abbiamo detto in onda prima, lei tanto non ci ascolta mai, che aveva lasciato il cellulare in bagno. Era vero. Ma sì, era vero, naturalmente. Voi sapete che oltre alla improcrastinabile esigenza di avere una personale riserva di caccia, ogni gentiluomo ha anche l'improcrastinabile esigenza di avere un bagno dotato di zampilli e di fontane, naturalmente. Nonché che di una serie di famigli che gli versino addosso del latte d'asina bollente, almeno sì. D'inverno, naturalmente. Occhio alle ustioni, sì. Bollente. Insomma, modo hic, modo illuc, naturalmente. Sa che devo ammettere che al momento la preferisco in versione animalista che nella sua versione classica? Animalista, cioè nel senso... Nel senso filo animale, no? Nel senso in difesa dei piccioni, quando dicemmo che era Cafone, villano, sì, diciamo piccioni. Così, è sì. Meglio che parla di latte d'asina che altro, ma questa è un'altra storia. Ah, lei è sempre malizioso, caro Fatto. Allora, mettiamola così. Allora, pur di avere il nostro professor Lapo Mazzafontana sempre al nostro fianco con le sue lezioni di galateo, da qualche settimana a questa parte abbiamo aperto a noi e agli ascoltatori il Question Time con Lapo. Ossia tutte le domande che possano riguardare in qualsivoglia maniera la materia di cui è dotto nonché docente. Allora comincio io. Lapo! Sì! Allora, sabato c'è stata la partita di rugby Italia All Blacks. Sì. Italia-Nuova Zelanda, non so se l'ha vista, ma non è una questione tecnica. Sì, no, non l'ho vista, però okay. L'ho seguita, nel senso che naturalmente gli All Blacks sono sempre una materia molto sci. Sì, la finisca che non deve parlare di sport. Allora, Lapo, senta. A un certo punto, all'inizio dell'evento, con le squadre schierate in campo, è stato chiamato un minuto di silenzio in ricordo di un vecchio giocatore della Nuova Zelanda che è scomparso. Sostanzialmente l'organizzazione o il direttore di palco, in quel caso, non ha capito niente, e al posto del minuto di silenzio è partito l'inno della Nuova Zelanda. Ora, i neozelandesi come si dovevano comportare col galateo davanti a una... A un insulto del genere? A plomb oppure triturare a colpi di tacchetti tutto quello che incontravano? Ma guardi, naturalmente sappiamo che in questo caso insomma era facile la reazione, poiché quando si suonano gli inni nazionali si è tenuti ovviamente ad alzarsi in piedi e o a cantare l'inno nazionale oppure a diciamo seguire qualcuno magari che lo canta in religioso silenzio. Per cui in verità questo è un caso classico in cui insomma ci si confà molto agevolmente anche alla gaffe del povero disgraziato. D'altra parte la gaffe del povero disgraziato non era poi così terrificante, in fondo è stato celebrato lo scomparso anche col suonare l'inno nazionale, non trovate, cari? No, mi sembra una grossa democristianata questa. Beh dai, a proposito di inno nazionale, che è uno di quei temi che vengono fuori quando gioca la nostra nazionale, come la vede lei? Anche da un punto di vista anche personale, non proprio secondo il galateo, però insomma, cantarlo o non cantarlo se sei un atleta professionista che veste la maglia azzurra? Ah, questo è una risposta assolutamente assertiva, cantarlo assolutamente, poiché non cantarlo dà sempre quell'impressione di distacco, no? Come dire, oppure nel caso spesso purtroppo ai nostri giocatori di calcio anche dell'ignoranza patente delle parole dell'inno di Mameli, naturalmente. Ma infatti io approfondivo con due questioni il problema inno. Il primo è questo: il giocatore di qualsivoglia sport oriundo dal Camoranesi al rugbista del caso, che fa? Essendo ipocrita, canta un inno di una nazione che non è la sua, muove le labbra a cazzo, canta un'altra canzone, tipo magari cantava Lady Gaga durante l'inno solo con le labbra, o più coerentemente tace?
o ci ti tocchi, come diceva la Guzzanti anni fa. No, in questo caso gli oriundi sono tenuti assolutamente a cantare l'inno del paese dove stanno. Se pensate alle centinaia e centinaia e centinaia di giocatori, di sportivi, atleti di origine italiana o di origine irlandese che militano per esempio nelle nazionali americane o nelle squadre olimpiche, figuriamoci, naturalmente, insomma, il paradosso. E poi, insomma, diciamocelo, è vero che l'inno di Mameli, conosciuto tutto, non lo conosciamo nessuno, perché voi sapevate che all'interno dell'inno di Mameli c'è il verso Ognom di Ferruccio, per esempio, siccome no, io sono... non lo sapevamo, ma visto scusami, che... Scusami, ma Ferruccio Valcareggi? Sì, ma visto... No, bravo, quello devo dire. No, effettivamente no, ma insomma, sappiamo che l'ignoranza caprina dei giocatori è purtroppo perimetrale. Sappiamo non di meno sappiamo che anche non è poi così impegnativo sottrarsi a una serata peraltro da me approvata in ogni modo di bagordi, di droghe, di prostitute. Ma io avevo chiesto Camoranesi. Sì. Oddio. Ma sì, non ma che non abbia niente a che fare con queste ultime cose, però torniamo a noi. Fermo lì Lapo. Io sono un po' preoccupato perché... Per gli ascoltatori. Sì, perché dalle domande sul Galateo stiamo arrivando a domande di vita. Sì, ma addirittura... domande di vita. Ma... Lapo, aiutami tu. Aspetta, l'angolo delle lettere a Lapo. Sì, allora, caro Lapo, al 331-6214-013 giunge questo SMS. Cosa devo dire a mio figlio che non vuole andare all'asilo, caro Lapo? Tieni presente che ha 3 anni. Allora, i bambini di 3 anni si sa che sono molto più svegli di quanto non lo fossimo noi e voi due in particolare. Grazie. Ma sappiamo non di meno che il bambino ha, come dire, nel suo... Ne parlavo proprio con la mia ex fidanzata, molto molto simpatica, e lei dice che insomma non si può sempre dire di no al bambino qualsiasi cosa, perché tutto no diventa sostanzialmente niente no. Invece, per cui sappiamo che il bambino ha nel suo DNA di quello di fregarti per andare a bigiare, no? Andare a far forca, come si dice, o far sega a Roma, no? Lo abbiamo fatto tutti. Allora dobbiamo assumere il ruolo repressivo. In questo senso il Galateo ci dice di sì, cioè noi siamo tenuti a dire devi andare all'asilo. Ciò non di meno il Galateo non ci impedisce di simpatizzare sotto banco col bimbo, naturalmente, per cui possiamo sempre dirgli guarda bimbo, cerca di andare all'asilo, anzi io ti costringo ad andare all'asilo, ma insomma se un paio di volte ti porto magari fuori a giocare all'Astra Game, vi ricordate a Milano? Bella l'Astra Game, quanto sei vecchio Lapo, ci rubavano tutti i soldi quando andavamo all'Astra Game. No, sono riuscito a sfuggire agli attacchi di quelli che fregavano le Timberland dei Montclair un paio di volte. Vabbè, ma perché andavi in giro con la scorta lei, professore? Abbiamo l'ultima domanda, ancora in merito così agli eventi delle ultime ore, degli ultimi giorni. Dunque, milioni di fogli qua sulla scrivania, attenzione. Ma poi c'è quella, tutti dobbiamo per lei. Rispondere a quella del caro amico radioascoltatore che mi chiedeva del ritardo, se è sempre chic o meno. È vero, di ritardo, possiamo allora concludere anche con quella. Però sì, veloce, caro. Guardi, il ritardo, caro ascoltatore, il ritardo è un pochettino, ne parlavo poc'anzi con la baronessa di Tourvel, naturalmente stavamo parlando d'altro, di cose un pochettino più, come dire, da più passionali, va bene. Ritardo. Però il ritardo in realtà dipende ovviamente anche questo, mutatis mutandi, da dove si applica. Però naturalmente sapete che alle feste non bisogna mai arrivare puntuali, no? Va bene. E allora e c'è sempre questo, il quarto d'ora accademico, non a caso anche nelle università introdotto. Sì. Perciò stesso il quarto d'ora, se non l'ora nelle feste, è assolutamente da applicare, erga omnes, come sappiamo. Peccato, avrei voluto chiederle di Giorgia Meloni e del fatto che ha messo una foto sul suo profilo Facebook e viene fuori, insomma, vengono cancellate la G e la I. Oppure della primo ministro thailandese che praticamente ci ha provato con Obama. Oppure di quello chef che voleva che, è vero. Oppure di quello chef che vuole tenersi il figlio in galera. Anche quella non era male. Ma non era male, ma sappiamo che noi di Giorgia Meloni non possiamo veramente occuparci. No. Non ci possiamo occupare di questi personaggi così villani. Chiudiamola qua. Arrivederci Lapo, a settimana prossima. La chiamiamo un quarto d'ora prima. Ma naturalmente, caro, naturalmente mandatemi anche dei vostri famigli con, certo, rotta, con il classico biglietto di carta per invitarla, che sappiamo bene che le piace. Di Pettinaroli e vergato a mano da penna Montblanc con pennino inclinato. Lo faremo, grazie. Arrivederci.